Anche le telecamere di Pomeriggio 5, trasmissione di punta di Canale 5 condotta da Mirta Merlino, hanno voluto approfondire il caso dei Velox tagliati da ignoti in diverse parti del nord Italia. Lo hanno fatto raggiungendo il Casalasco, dove a Martignana di Possi è verificato l'ultimo caso di danneggiamento a questo strumento lungo l'Asolana, allestendo una sorta di quartier generale al caffè centrale di Matteo Malinverno a San Giovanni in Croce, comune che confina con Martignana. Ma quello che è l'accezione comune dei nostri clienti, insomma, è che fondamentalmente, essendo una cosa che è riprovevole, fondamentalmente un po' tutti godono di questa cosa, anche perché ce ne sono talmente tanti nell'arco di pochi chilometri che diventa quasi impossibile poter andare in macchina senza avere il terrore di incappare in uno di questi Velox. La domanda che ci si pone è fatta come deterrente, è fatta per fare cassa? Sono più quelli che pensano logicamente che sia fatto per fare cassa e per risanare un po' le casse dei comuni. Tutto qua. L'opinione del titolare non è stata l'unica raccolta tra avventori e passanti, anche l'invitato Michel Dessy ha apprezzato l'ospitalità. Gente accogliente, cucina ottima, la pianura padana, perché siamo in pianura padana, non si smentisce mai, ma soprattutto bisogna andare piano sulle strade, perché qui c'è Fleximan che si taglia gli autovelox, però ricordiamolo, è contro legge, mi raccomando, e non si fa. Grazie per l'accoglienza, se tagliano un altro palo torneremo, che dobbiamo fare? Intanto la cronaca dei Velox e delle azioni del famigerato Fleximan, come è stato ribattezzato, si aggiorna. Un episodio è stato registrato anche sulla Cispadana a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, ma a poca distanza da Viadana, il 12° caso. A Martignana, invece, il sindaco Alessandro Gozzi, sempre a Pomeriggio 5, ha spiegato, condannando il gesto, che il Velox sarà reinstallato nelle prossime ore per entrare in funzione probabilmente la prossima settimana, Fleximan ovviamente permettendo.